libro. Alberto Pellai e Barbara Tamborini sono noti per il loro impegno nel fornire strumenti pratici e consigli utili per affrontare le sfide legate all'educazione dei giovani e al sostegno della loro crescita emotiva e La psicologica. sintesi è un progetto che vuole aumentare le competenze dei genitori, degli insegnanti, dell'istituto rispetto a un tema così sfidante, così importante e cercare di rendere più progettuale e più consapevole l'uso delle tecnologie. All'interno di questo progetto l'idea è questa. Come utilizziamo le tecnologie come una risorsa preziosa per l'apprendimento, l'educazione, la crescita dei figli e quindi come comunità educante che regole ci diamo a questo? Quando diciamo vietato ai minori di 14 anni, che cosa intendiamo rispetto al rapporto con il mondo della connessione e il mondo della tecnologia? Credo che la domanda sia una domanda importantissima e molto sfidante. Vietato ai minori di 14 anni, ecco, questa frase è una frase che reprime o che protegge? Credo che questo sia il quesito fondamentale che ci dobbiamo porre questa mattina. Cioè, noi abbiamo dentro al sistema una quantità di contraddizioni che sono enormi, cioè nostro figlio riceve in mano uno smartphone su cui può mettere una password segreta e quella password può decidere di non comunicarla agli adulti di riferimento. In questo momento la gran parte dei preadolescenti, cioè sotto i 14 anni, hanno una password, chiedono agli adulti di riferimento di non conoscerla perché mamma e papà, non vorrei mica invadere la mia privacy. Ed effettivamente moltissimi genitori dicono: ma non è giusto invadere la privacy di un dodicenne, trattando la privacy di un dodicenne come se fosse un quarantenne allo stesso modo, e di rimando quindi generando, no, quello scollamento tra adulto e minore che avrebbe la funzione protettiva Cioè, che noi si ci deve. troviamo di fronte a un sistema che ci dice: io proteggo i tuoi figli e ti dico come farlo. Io do un'età minima al di sotto della quale non li accolgo e quindi di nuovo io li tutelo. Poi li fa entrare, vede che sono entrati, li fotografa esattamente nella verità della loro età e ti dice: ma tu famiglia, questa è tua responsabilità. Io ti ho dato tutti i sistemi per proteggerli, e mentre ci dice questo, costruisce una quantità infinita di trucchi, strumenti, tutti basati sui funzionamenti dopaminergici, che sono quelli che ci fanno rispondere a uno stimolo come se là ci fosse un campo magnetico e noi fossimo il pezzo di ferro. Ecco, è scientifico il metodo con cui loro tendono costantemente a reclutare la fruizione di minorenni e ad avere strategie che attirano. Il cervello dei nostri figli è particolarmente fragile e vulnerabile agli stimoli dopaminergici, cioè alla, diciamo così, a tutto ciò che produce gratificazione immediata e istantanea. Ecco, è particolarmente vulnerabile proprio nel tempo della preadolescenza, quella che io e Barbara, in un libro molto fortunato, abbiamo chiamato l'età dello tsunami perché è proprio quella roba lì, cioè abbiamo dentro una potenza e un'energia emotiva che è infinitamente affamata di sensazioni intense, di eccitazione, di piacere, di divertimento e di gratificazione istantanea. Vedete che ogni giorno il tiro alla fune è un tiro alla fune dove voi adulti dovete prendere i vostri figli e spostarli dal principio del piacere al principio del dovere. Dobbiamo in qualche modo sostenerli tanto affinché studino, facciano i compiti, siano fedeli ai loro impegni, e lì mettere il limite. Ed è una funzione di importanza fondamentale perché quello è un tempo di straordinaria vulnerabilità, perché proprio il funzionamento della mente del preadolescente è sregolato per definizione. Anni, E io non quindi ho ho capito per quale motivo è successo che nell'arco di 15 anni una cosa che davamo con attenzione in mano ai 14 anni
Oggi la stiamo dando in mano con pochissima attenzione agli ottenni e ai novenni. Di solito il momento d'ingresso è il regalo della prima comunione. Avere un tablet in mano per fare, per passare il pomeriggio è qualcosa di completamente diverso, perché come abbiamo visto prima non è una cosa che amplifica i miei percorsi di approfondimento rispetto ai temi, alle sfide educative che devo imparare ad affrontare, ma è un costante fornitore di gratificazione istantanea che in realtà mi allontana parecchio da quei compiti di crescita evolutivi che richiedono non il coinvolgimento dei sistemi dopaminergici, ma l'attivazione e il reclutamento di reti neuronali che si muovono in territori completamente diversi.